Ciao a tutti, io sono Gru e vi do il benvenuto a questa seconda parte sul disco numero 26 che usciva con la rivista ufficiale PlayStation 2 Magazine. So che il 26 perché ho trovato la cover, la scatola, porca puttana, ce l'avevo dentro, c'è un disco che non ha nessuna scritta, un disco demo senza scritta, chissà da dove cazzo arriva. Allora, la scorsa volta abbiamo finito con Deadly Skies 3, gioco di aerei, adesso iniziamo con Goblin. Comunque le demo, oltre a nelle mie mani, sono state anche nelle mani di mia sorella e mio fratello. E purtroppo non sono precisi come lo ero io, e lì va a sapere, mi hanno invertito i dischi dentro le scatole, e non tutte le scatole contengono il disco giusto, puttana Eva. Mordoi, che fastidio. Difatti c'ho anche un numero 21 che però dentro c'ha un disco che non c'entra un cazzo. Magari dentro un'altra scatola di un numero, non lo so, 60 e pussa, troverò il disco numero 21. Tutto così è un casino, perché poi sui dischi non c'è scritto il numero, ma c'è scritto la data. Porca putena, quindi rende tutto complicato. Solo alcuni dischi hanno il numero della copertina anche scritto sul numero disco, ma è proprio raro. Premiamo start. Che cazzo è sta roba? Sembra un gioco da due soldi. Facciamo campagna. Campaign. Souls Gold Unit. Va bene, continue. Waypoints. Patrol, follow, warp marker. Va bene, minimappa. Sì, ho capito tutto. Ah, so, sì, le anime, va bene. Sì, abbiamo capito. Comunque in questa ultima parte faremo le ultime quattro demo, sperando che funzionano tutte. Orco cane. Ah, diciamo non c'è l'audio. Va bin. Sembra una gran cagata sto gioco, non volevo dirvelo, ma a veder così mi sembra una gran minchiata. Sì, ma posso saltare sta roba? No, eh? Sì, ma non mi interessa, tizio di pietra. Io voglio sciocare. No problem, boss. Faccio anch'io la lingua che non esiste, va bene. I want a boss. Sì, ma che due coglioni. Oh, ce l'ho fatta. Quindi? Ah, ma è uno strategico? Eh sì. Vado qua, prendo questo. Oh, non so che cazzo ho fatto. Lì ci sono degli uccelli, maledetti. E vengo di qua così. Sì, non posso neanche mandare avanti, per chi se lo sta chiedendo. Ma chi è che ha fatto sto giochino qua, Goblin? Che non ho fatto caso prima. Se c'era scritto per me sembra un po' una stronzata. Vabbè, picchiali sti cosi. Ma poi c'è il rumore di una motosega, che cazzo c'entra? Combattono con le motoseghe i goblin? No, ma veramente? Ma c'è l'audio della motosega? Ma che cazzo? Goblin con le motoseghe. Forse sarà il titolo di questa ultima parte. Ho preso qualcosa, io vado su di qua. Poi vengo qua. Qua così. No, ma veramente? Io non so quanto sentirete voi. Perché non vanno avanti sti qua? Scusa. Fidiamo lui.
preso. Vabbè, oh. Controlla. Ah, ma sto qua lo mando avanti io così. Questi qua sono nemici? Allora, io spacco tutto, io sono il gigante. Guarda lì, la tua fortezza è mia. Spacco tutto. Diu, fame passe Cristo. Ste palazzi qua abusivi. Artisan. Artisan. Vai. Ma scusa. Ma non abbiamo più nessuno noi. Ah, qua. Come li faccio a farli uscire i miei? Destro find destroyed. Grassie, ma destroyed sto cazzo. Come faccio a far uscire le unità? Forse facendo enter qua. Aspetta. Ehi, non sono 36. Scusa. Qua dentro, entra. Ah, ecco. Una X li seleziono. Ok, no, non posso più. 12, 10, ok. E le mie unità dove sono ora? Ma me l'hanno distrutto. Sono queste qua le mie unità? Non si capisce un cazzo, Lì me l'hanno distrutto, qua me l'hanno distrutto, qua me lo stanno distruggendo, sta roba. Me l'hanno distrutta. Mi sa che abbiamo perso, ma non si capisce un cazzo. Ma dai, goblin con le motoseghe, posso zoomare sulla mappa? Non sulla mappa, sul... qua, sì. Ho fatto qualcosa, non lo so. Ho perso, quindi. Ripara 25 gold. Sì, ma la... quanto ci mette a ripararmi sta roba? Porco cane. Ah, tanto è finita la demo. Press X to continue. Io posso dirvi che non ci ho capito un cazzo. È bello che sti giochi qua su PC, io li giocavo da ragazzino. Però questo qua non ho capito un cazzo. Va bene. Vediamo i prossimi tre titoli. Uno è un Mega Man. Ma farò caccare la minchia. Ho sempre fatto caccare. Sempre piaciuti i Mega Man, però sono sempre stata una schiappa. Ho giocato principalmente quelli su NES 1, 2, 3 sulla Polystation. Veramente avevo la Polystation. Poi adesso ho solo più la scocca. E qua cosa è successo? Si è bloccato il disco. Ma noi facciamo così e abbreviamo i tempi con un riavvio veloce. Paf paf. Dai, che voglio vedere la prossima demo. A me piacciono un botto queste demo qua, perché poi, avendole tenute da quando sono un bambino, comunque fanno una piccola parte della storia, perché qua c'hai delle piccole perle in piccole gocce da poter giocarti quando vuoi. Mega Man X7, ci stanno i dischi demo, peccato che oramai non li fanno più, fanno qualche demo, ma... La devi giustamente scaricare, non esiste più il disco da comprare in edicola.
se no lo comprerei volentieri, proprio per tenerlo lì per un giorno, magari uno lo infila come sto facendo adesso e si rivede questi giochi. Facciamo 60 Hz, tanto. Oh, sì, funziona, funziona. È anche più bello, schermo intero. Io il rapporto schermo non lo modifico, lo lascio nativo della Play 2, questo è così. Caricamento. Mega Man X7 Trial Version. Se non sbaglio c'è pure sulle console odierne, sto qua, convertito, qualche collection. Game Start. This is it. Ready to rock? I'm always ready. What the? You wait here. I guess you've heard of Red Alert. Safe here. Somebody must have leaked the information. Huh? Who's there? It's Mia Luce. It was the perfect plan. How did they find out? You're not very sharp, are you? What the? You were the traitor? No. I took care of him a second ago. What happened? How did you do that? Voilà, durante il video sono stato zitto, almeno. Chi se lo vuol godere se lo goda. Sometime in the 22nd ecco lo dice lui. Thanks to the... Sì, va bene, posso andare avanti? Oh, basta. Se no magari finisce la demo e mica l'ho giocata. E le demo ti mettono l'ansia, mamma mia. Devo andare avanti, devo saltare i video, se no... Finisce. Quelle a tempo così l'ho sempre odiate. Perché poi a me è sempre piaciuto spippolare in giro, guardare. Ready, ma che cazzo? Allora, X salto, cerchio, fanculo, quadrato questo, triangolo un cazzo. R1 niente, R2 niente, L1 L... niente, ok. Quindi spacco la macchina, no, la salto la macchina. In 2.5D, questo vaffanculo non avevo visto. Ma io li salto i nemici. No! Rompere i maroni. Fa così, oh là, che bravo! Pro player di Mega Man, vai! Allora, qua anche l'ape, un'ape è sta roba, eh. L'ape Piaggio. Vieni, come faccio a beccarla? Ah, ma mi caga le merde! Aspetta che non capisco. Aia l'audio. Però qua la becco e l'app Maya. Guarda che stupida che è. È morta? Posso andarci sopra? Yes. Ma sti qua che mi spawnano così davanti, eh. E basta.
Però rispetto ai Mega Man del passato in 2D, per ora mi sembra molto più fattibile. Poi fra un po' muoio, però fosse stato Mega Man per NES sarei già morto 46 volte. E basta, sono finiti sti... Ho un'altra ape. E io faccio così, sto qua sotto. Ma perché si ferma? Guardalo! Ma cretino! È un po' buggata sta demo però. Qua fa da solo, io non posso fare niente. Oh! No! Perché il joystick non va più? Drifta! Guarda che bastardo! Aspetta, provo a spegnerlo e riaccenderlo. Ok, l'ho riacceso. 2:20. Ah no, ma è il tempo trascorso nella demo, ok. Pensavo che stava per finire. Ma vaffanculo alle apine lì del Cristina d'Avena. Ma noi anche tu, via. Non riesco a beccarlo, l'ape. Guardala! Mi ha ucciso. E fu così che finisce Mega Man. Vabbè, ce lo siamo visto un po', dai. Ehi, Mega Man sono bastardini. Però questo è già più facile. Mi fossi concentrato quel leggermente in più, magari si andava più avanti. Ma va bene così. Pool Paradise. Voi dovete sapere che prima di essere sicuro che era il numero 26 ho fatto una ricerca grandissima, ma non trovavo la cover. E poi guardando nelle mie demo ho visto che c'avevo la numero 26, vaffanculo. E madonna, sempre perdere tempo per qualsiasi cosa. Sto qua credo che sia di biliardo. Qual è quello della Rockstar? Cioè, no, ce n'era uno della Rockstar. Forse era solo quello... La Rockstar aveva quello di ping pong, mi ricordo, di gioco, non di biliardo, è vero. Quindi è di chi è questa roba? Hours of Studios. Pool Paradise. Ah, ma non c'entra un cazzo? Quel che pensavo io. Oh sì. Ah sì, è biliardo, ok. Ma non è un video, è un gioco. Ah. Ah, e che c'è l'anatra. Qua, 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 l'anatra colo. Dai. Come caricamento è bellissimo. L'anatroccolo che va in quella. Sì, però qua si fa tardi, eh. Però quanto era bello, una volta che i giochi erano su disco, non dovevi installarli, non dovevi aggiornarli. Ficcavi e giocavi, eh. Premere start o il pulsante X? Io premo il pulsante X. E vabbè, facciamoci sta giocata a biliardino. Io voglio... Ma voglio la testa. Ya sei chat ha vinto il lancio della moneta. Ya sei chat ha scelto di continuare a giocare, ok. Spingere il tasto square per aiuto. Non l'hanno tradotto, quadrato. Anche questo sembra uno di quei giochi low budget da due soldi, eh. Ok. Io butto dentro quella rossa. Se riesco. Da qua riesco. Come la tiro? Aspetta qua. Controllo, mostrare aiuta. Controllo scommesse, cambio mod, stecca analog. La cinipresa sollevare. Girare la cinipresa, non la cinepresa. Ah no, cinepresa stavolta. Girare le stecche sollevare. Sembra il gioco dei cinesi, girare di lato, girare. Lo schermo, informazione, accensione spento.
Zoom seleziona. Ma che cazzo? Non ho ancora capito come tiro, eh. Come tiro, dindu. Così cambio. Ma. Dio. Come si tira, dindu? Io voglio tirare lì. Allora, cambio modo. Non usarlo, cerchio. Selezione la palla. Allora, vai giù. Ma dindu. Qua. Ma io non ho capito che cazzo sto facendo. Con start. Io vorrei tirare. Quadrato, niente. Triangolo, niente. Dindu. Ma a me non me ne frega della cinepresa. Questo niente. Nulla. Come tiro? Ma Gindu. E non va. Aspetta. Ho capito. Aspetta. Come giro così? Allora, bisogna tenere premuto X e far così. Vaffanculo, due ne ho buttate. Stronza. Fallo. Fallo di visitatore. Non è stata colpita la prima palla con il numero più basso. Ma vaffanculo, va. Cazzo di cinesi. Cazzo ne so che biliardo giocano sti qua. Devo fare in ordine. Ah! Fottete, coglione! Coglione! Dov'è la palla numero uno? E qua la palla numero uno. Io la palla numero uno la metto lì e poi giro la palla così. Se io faccio così, poi tengo premuto X e faccio così. Guarda che bravo! Non andare giù che mi fa fallo. La palla numero due era quella. 5. Ma adesso mi capisco qual era la palla. Come facevo a cambiare le palle? Ah, devo tirare giù quella blu. E me lo fa vedere sopra. Se io faccio così. E così, bam! No, è tornata dentro. Un biliardo cinese proprio. Buggato. Quindi lei deve tirare la palla blu dentro. Vediamo un po' se la cinesina Yat ce la ficca dentro la palla. Guardala, guarda le manine di fatta, ma che brava. Adesso la 3 è quella rossa. Poi c'è la 4 che è quella viola. Sta qua me la ficca nel culo, io lo so già. Mi ficca tutta la stecca. Guardala, è una professionista. Prima ha fatto finta di sbagliare. Sei la biglia. Cazzo dice? Una partita imbucata, questa due. Proprio tradotto con i sandali. Guardala che è una troia, guarda che è una. Guarda che bastarda. Dai, fare fallo tu. Fare fallo, sbagliale. Signorina, sbagli, ti prego. Lasciami qualche pallina anche per me. Se no, dai, tu vincere, io perdere. Ma va a cagare, ma pezzente, bastarda. Che poi il nostro personaggio c'è la faccia proprio incazzata. Adoi, guardate su in alto a sinistra il visitatore. Super incazzato. E già, sta pigliando in culo da una cinese. Guarda lì, ha vinto lei. Questa gran muraglia.
No! Yat Sai Chat ha vinto il partita e incontro imbucando la 6. Sì, si vede che è stato fatto dai cinesi, sembrano le istruzioni che si trovano nei prodotti cinesi. Ok, bellissimo questo gioco, veramente bello. È solo bello per le traduzioni. Più che altro i comandi non ce li ha molto ben fatti, non sono intuitivi. Quindi facciamo Guerra Mondiale Zero, che è l'ultimo titolo, abbiamo già finito. Orco cane. Orco cane maial. Ah, micro ID. Quindi sarà un'avventura grafica, mi sa. Rebellion. Oh, è pure in italiano. Carichi amianto. Questa allegra e gioiosa guerra ebbe inizio nell'agosto del 1914. Ora siamo nel marzo del 64. E credeteci o no, non è ancora finita. Tutto, Madonna, tutto ciò che ho conosciuto nella mia vita è un'umanità impazzita, la cui sola preoccupazione negli ultimi 50 anni è stata quella di massacrarsi a vicenda. Per quanto mi riguarda, mi batto contro Ungenberg da anni sul fronte che divide in due la Germania. La mia unica domanda è quando verranno finalmente lasciati in pace, e non lo so. Ah, ma forse non è un'avventura grafica, uno sparatutto? Azione, chinati, striscia, saltare, telecamera, spara, ricarica, libera, cambia arma. Ah, ma figo! Lo sparatutto! Io sono un soldato. E dai, ne ho visto uno lassù, come faccio? Un cecchino? Voi non sapete quanto è legnoso, Sì, ma non riuscirò mai. Ah, però così forse riesco. Ah, sulla gamba. Ma che bel colpo. L'ho ucciso, sì. Sto tedesco, adesso gli sparo. Devo sparargli nel pistacchio, ma niente. Oh cazzo! Vai, andiamo così, va. Pistola lì, no. Piglio nessuna pistola io. Dai, ma non c'ho la granata. Dai, ricarico. E quello lassù, riuscirò a beccarlo. Ma lui mi tira le granate, voglio tirargliela io. Dai! Dio! Ma un cazzo di munizioni. E là, quanti ce ne sono lì? E là. No, micro ID, mi dispiace, ma come faccio a cambiare arma? Ah, ho messo il fucile. Dai, no quick scoop. Ma 3 ore per ricaricare. Orco can. Qua cos'è? Yogurt? Il medico. Aspetta che là c'è qualcuno. Fottiti. Qua c'è anche qualcosa. Un altro yogurt. Ah, mi sa munizioni. Granate, che non so come si tira. Madonna che guerra. È già che dal 14 al 64 che vanno avanti. Sanno tutti soldati come me. Dai, ho sparato nelle gambine. Ma era una donna quella? Un uomo un po' femminile. Sto qua che corre lassù. Parapaf! Nel gomito. Ma non è malvagissimo, è solo i comandi, ma tutti gli spara tutto su Play 2. Avevano dei comandi, che porco cane. Se cambiamo l'arma, che non mi ricordo più. Fucile a pompa, no. Questo no. Pistola, mitragliatrice, come faccio? Ricarica da solo. Come ho fatto ad abbassarmi? Non lo so.
ho capito come si ricarica. Mettimi questa, alzati su. Come faccio? Ok, con cerchio. Sì, ti ricevo. Come faccio a prendere questo? Premi il pulsante azione. Qual è il pulsante azione? E non lo so qual è. Ma Liu... Ok, l'ho schiacciato. Aia l'audio. Aspetta, eh. Ok, ne manca solo più uno. Che bravo. Adesso qual era il tasto azione? Forse triangolo, eh. Qua fammi cambiare. No, ho sbagliato. Aspetta, ricaricami questo, metti questo. Cioè R1 selezioni l'arma, R2 ricarichi, R1 spari pure. Ah, le bombe così, lancia Katzinger. Così. Ricarica. Scusatemi. Scusa, che devo... Dio santissimo. Sì, ma qua muoio. Dai, ricarica. Non so come ho fatto, è un piede solo più di vita. Da dove mi spara? Scappa. Missione fallita, da dove? E direi che con questo possiamo concludere. Però carino, eh. Ho fatto un po' Rambo, però dai. Carino, carino. Peccato i comandi, ma tutti i giochi su Play 2 avevano dei comandi un po' a cazzo. Gli spara tutto, un po' legnosi. Forse il migliore era Call of Duty come mira, eh. Anche se anche lì non è che avesse chissà che mira. E nulla, io sono contento di aver finito anche questo disco. Il prossimo sarà quello misterioso senza scritta. E probabilmente vi metterò nella copertina soltanto la foto del disco, perché non ho nient'altro. E nulla, un saluto da Crew e al prossimo video. Ciao ciao!